gente! Bentornati qui con noi da Gio e Ale per continuare la storia play su The Last of Us parte 2. Remastered. Ok, è da... so che ogni volta che parto dico è da tanto che non ci gioco, ma perché effettivamente abbiamo registrato Poppy, quindi abbiate pazienza con i pulsanti. Allora, eravamo rimasti che quella... Eccola Gio! Oddio! Ma mi sa che ho sbagliato tutto nella vita, l'ho fatta morire io! Perché pensavi che cascasse di sotto? Che ne so? Tocca fare lo stesso passaggio che ha fatto quella. Là ci stanno le scale, Cioè, era qua, Infatti si sentono grida di dolore. Allora, vanno aiuta, poi sti cavoli da roba. Vabbè, tanto non è che... Ecco qua. Giorgia. Ma che cazzo me stai a dio? Ma che è sto schifo? Bloccatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Li ammazzo tutti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Si è intrufolata! Non c'era nessuno di guardia. Non pensavamo arrivasse qualcuno. Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. No, io... cioè, non c'ho parole, lo giuro. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No, 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 no! No, 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 raga, no! Fermi tutti, ma che cazzo sta succedendo? Ma è un sogno? Giuro che mi ammazzo! Beh, spero che come dici tu a sto punto che questa è la cattiva e tocca ammazzarla, no che ci si mette insieme, eh. Io sono rimasta veramente sconvolta, Giorgia. Ma che, no, che non scena mi piace sta cosa. No, ma non è lì. È lì. Mi dispiace. Ma perché poi? Perché? Perché? Il fratello era vivo? Boh. Guarda, io sinceramente mi aspettavo che morisse Joel, ho sempre detto, ma no, ma così. No, così, dai. No, questa è proprio una bastardata, cioè... No, guarda, davvero, sto veramente... Mi sto sentendo male, cioè, non mi piace, non mi piace. Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Quell'altra pezza di merda l'hanno pure aiutata. Cioè, Joel col fratello l'hanno pure aiutata. Cioè, speriamo senza... che ce la fanno giocare più, perché sennò fanno morire in continuazione e non andiamo più avanti col gioco. Ma io, cioè, spero e penso che spiegheranno la motivazione, anche se motivazione contro Joel penso che non esista. Maria, ora che non mangi. Ma so veramente, guarda, sono incazzata. Lei non può fermarci.
Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia? No. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Scusate se, non stia, se stiamo in silenzio, ma sto cercando di elaborare quello che ho appena non visto. Non hai idea, cioè, del casino in cui ti metti. Non me l'aspettavo proprio. Cioè, io dico, mo lo tortureranno per fargli qualcosa, perché... Ma sta scena non me la sarei mai immaginata nell'antica del cervello, guarda. Ma anche perché se anche una persona ti ha fatto una cosa brutta, cioè, non ti verrebbe mai di ucciderla in quel modo, gli daresti una botta secca, cioè, se proprio ti hai fatto il peggior male del mondo in questo mondo, che altro questo come, mondo contorto. Come ci hanno presentato lei, non sembrava una persona così tanto cattiva, cioè... Okay. Oh, ammazza uno a botte di mazzata a golf ci vuole il fegato. Devi essere mostro. Mo io se fanno passare lei per buona, mi incazzo proprio, non gli do zero a sto coso. Non c'è giustificazione per un comportamento del genere. Ti prego. Siamo poco arrabbiate comunque. poco. Mi è passata la voglia di registrare oggi. Ha perso pure l'unica persona che c'aveva Ellie, praticamente, l'unica che era rimasta. Ok. E nemmeno saprà mai la verità. Vabbè, il fratello la sa. Ah, è vero. Gliela ha detta. Me fate una chiappa sta stronza, per favore? Peggio di terra amara a sto gioco. Melodia. Quello ci vuole per battere. Raga, cerchiamo di strammatizzare un po', perché sennò qua c'è via proprio una depressione. Dai, no, non si meritava proprio di morire così Joel. Poi noi siamo giocato fresco, appena finito l'uno, quindi avevamo tutto l'affetto ancora, magari chi ha giocato il primo e dopo molto. È stata colpa nostra, gliel'hanno tirate troppo nella prima parte del gioco. No, guarda, Alessia, dai zitta! Non possiamo tu rimani con Dina, eh? No, Dina, ci piaci tu. Siamo passati in tua direzione. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Ma Dina accompagnerà? Non sono arrivata ai cavalli. Tommy penso ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Eh sì, ora accompagnato. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare. Vabbè, ma voi due, portatevi pure un amico vostro, se vuole venire. Sarà più complicato. Ma penso che vuole venire. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Mo muore pure Dina, sono sicura che durante il gioco muore pure Dina, quindi non si affezioniamo a sto personaggio, già dammi retta.
Troppe morti, voi si dice troppo stroppia, eh. L'ho nascosto ai cancelli est. Struppia. Pensavo saremmo usciti. Io dico stroppia. Se dice struppia. E noi in Megamind nella nostra stanza si dice struppia, non stroppia. Non so neanche se è un termine italiano. Non mi interessa. Interessa che non ci sia troppa morte. Ma se non, allora, cioè, i nostri cari amici che hanno commentato ci avevano avvertito sulla tragicità che va sempre più ad ampliarsi nel 2, però... E riceverà un voto molto basso, allora. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Andate dentro la casa di Joel. Andiamo. Io ti aspetto qui. Ecco, si è riunito con la figlia. No, l'orologio. Ma se l'è messo l'orologio, Ellie? No, non riusciamo a vederlo. O se l'essero tenuto. Ellie, vuoi scendere eccomi un attimo? Sì, eccomi, tutto arrivo. Tutto a posto? Sì, è solo... Bene, basta. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. C'è andato il fratello da solo. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto. Mm? Già. A piedi? Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Adesso. Ma solo perché c'è andato il marito. Certo, c'è paura che muore il marito, quindi... Dice, almeno se lo trovano. Vi chiedo soltanto un favore. Riportate. Però pure lui, dov'hai da solo? A mori pure tu? Cioè. Ma certo. Magari è andato con una bomba. Oddio, no. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce. Ciao, posso faggio. Possiamo andare, no, ad possiamo ammazzare... non giocarlo più. No, no. Ah, già siamo arrivati a Seattle. No, vabbè, ci sta un salto. Giorno 1. Non voglio giocare come quella cosa brutta. E noi gli famo morire un sacco di volte. E se vendichiamo. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito distinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungino. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai.
Merda. Stavolta mi batti. Ora sono proprio cazzuta. Ci siamo. Eccolo. Forse mi sbagliavo. L'accampamento. Allora sai dove stai andando. Certo. Mica sono andata a caso, eh. Un po' meno lungo in sti pezzi di percorso sarebbe stato più gradito. Sì, l'imprinting con questa seconda parte ci stanno proprio sul diciamo che non era come non è stato come la prima, però l'abbiamo appena iniziato, quindi... Vabbè, certo, noi mano a mano diamo il tipo, sta baracca e praticamente c'è qualcosa dentro. Sì. Se cambiamo idea lo diciamo sempre. Per adesso è solo odio. Verso quella persona poi assolutamente sì. Sì. Ah! Beh, perché è importante, eh? Ah, questa è sana, questa vale tanto. Poi c'è Alessia. Cos'è? La mappa? Oh, che come al solito è sempre molto utile. Tiè. Sì, basta. Gira, rigira. Oh. Oh, è questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Che senso che le sentinelle? Io qua non vedo nessuno. Io mi tiro da qua. Forse c'è qualcuno qui, eh. Vediamo un po'. Allora, cerchiamo di capire qualcosa, vai. Quando arrivi al cancello cerca un soldato di nome Kiran. Digli che ti mando io, consegnagli il kill e ti farà entrare. Buona fortuna. Ok. Non ci sta niente. Perché mettere un cassetto con niente dentro? Due cassetti senza niente dentro. Per farti perdere tempo. Questo? Tre cassetti. Tre cassetti senza niente dentro. Questo? Quattro cassetti. Quattro cassetti. Tutto. Cinque cassetti. Ma che... Sì. Saliamo, vediamo se... Per andare di Dina. Io non la vedo più. Dina, dove sta il tuo collega? Vai, salvo. Sto salto ammazzato non ho messo. Ah, ecco, c'è la scala. Oh, ti sbagli a saltare, eh. Oh. Dina, dammi una mano. Ok. Vai. Madonna, è fortissima. E mo come arrivi Dina. Su, Dina? Ah, gli tira giù la scala, forse. Forse. Ma non si tira più giù. Io resto di guardia. Resta tu di guardia. Cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Ci penso io. Qua è diventato super platform della Sovas. E mo? Che era uscito un suggerimento, ma non ho letto. Mi sa che devi saltare qua e passa sotto. Brava! Salta! Oh, vedi che se poi ne ce va. Tirati su! Vai su! Mo fino a là dovrei arrivare, secondo te? Geronimo! Questo palo si stacca. Tutto a posto! Tranquilla Dina! Sono morta solo una volta. Stavo solo morendo, infatti. Andiamo anche in alto. Ah, forse devo scavalcare il muretto? Attenti! Piano piano! Ho capito, vedi che si butta. Andiamo! Dove sono quei bastardi? Mo li troviamo. È entrato. Se sentite dei rumori inconsueti, sono sempre i nostri genitori che tirano la legna nel camino molto energicamente. Ok. Ho impartato. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Potremmo passare di qua. Chiuso. Rompi il vetro. Il vetro. Ehi. Ok, quindi prendiamo tutta la roba. Magari qua c'è qualche cassetto che è pieno invece di essere vuoto. Oh. Ok. Si sa come sono le coordinate. Ma mi sa che so codici per i cancelli. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro alla resource, alla ricerca di risorse. Recuperare della benzina dal garage del tribunale della cupola e portarla a rifugio della base del Serevaena. Hai letto... non so cosa sì, hai letto. Sì, ho letto Hai letto stranissimo. Ah, ecco, qua c'è un cancello. Oh! Un generatore.
I generatori portano male. Sicuramente funziona. Perché da portargli a benzina, ci ha appena detto. No, erano gli ordini che c'avevano quelli. Trasporta. Dov'è che lo dovremmo trasportare? Non ci arriva più di così. Aspetta! Questo? Eccolo! Bene, va. Di merda! Presa la scossa, Ellie? Pure io l'altro giorno, non ti preoccupare. Okay. Con il folletto. Vai. Pic. Oh, comunque qua ritorna Poppy, eh. Apriamo il cancellino. Chi è? Hey. Eccola. Va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai. Tu sei in gamba. Grazie. Ahoia, stai tranquilla, dindondina, che te la troviamo una soluzione. Perché dindondina? Clicco. E serve l'altro generatore. Ah, apriamo qua. Naturalmente, pure tu. Qua, non c'è niente. Qua. Naturalmente dobbiamo attaccarci la corrente, questo l'avevamo già notato, ma la domanda adesso è dov'è l'altro generatore? Sarà di fuori qua? Per forza, ma non c'è niente, giriamo a sinistra, apriamo questo cancello che prima non si apriva, da di là. Ok, saliamo le scalite. Dai. Sali, sali, sali. Cosa abbiamo qua? Un sacco di roba che però attualmente non ci serve. Lego poi dirà da sopra il cancello. Dici? Sì. Vaffanculo, è vero. Avevo capito che doveva scavare il cancello, ma non come. È vero, è vero. Bene, ce l'abbiamo fatta. Dopo 40 minuti. Oh, vedi? Non era difficile. No, infatti. Guarda come sta bello teso. Sì, sì, non lo so. Ok. Vabbè. Ellie, guarda avanti. Serve una password. La sa, la sa. Sì, la sa. 555, via, tac. E tocca vedere il foglietto. Foglietto. Main gate, sarà quello? Eh sì. 0512. 0512. Ok, oggi tutti i rumori. Oggi tutti i rumori, sì. Allora. 0, 5. Zero. Devi stare calma. 0, 5, 1, 2. Sì. Vai. Oh, scusa l'attesa, eh. È al lavoro. Wow. Meno male che il cavallo non è rimasto schiacciato. Sbrighiamo, se sbrighiamo, se. Prima che arriva qualcuno. Tanto se deve arrivare, arriva. Sappilo. Che non c'è molto a fare. E dammi l'illusione che possiamo avere controllo su qualcosa. E ora? Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Cerebena. Cerebena. Andiamo a cercare. Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Mi pare che sto giocando al gioco di cavalli. Merda, guarda. Della... Hotel Cerebena. Eccolo, ti è. Deve essere questo. Detto fatto. Hotel Serena. Ok. Cerchiamo di passare no. Il cancello Petra Metta. Originale. Ah, questo è quell'altro cancello. Sì, queste due. Vediamo un po'. Avviciniamoci a dare un'occhiata. 1382. No. IS 2 5325 5325, è proprio quello cioè, che l'ho letto io. Velocissimo, però 5 3 Prima dobbiamo ripristinare la corrente. Che palle!